Hola, eccomi tornato e sono pronto per presentare dei prodotti così un po' random che appunto sono sparsi perché di varie marche e categorie, ecco, prima di fare altri video più ampi e specifici. Ecco. Allora, parto con questo che rappresenta la Sea Spa e praticamente dal Mar Morto. Sono quei prodotti che troviamo anche qua noi. Io avevo già acquistato parecchio tempo fa, non di questa marca. Sono quegli stand che si trovano, diciamo, nei centri commerciali e ti fanno provare, vieni qua sulla mano, lo scrub e la crema. Ecco, sono quelle beauty spa in piccolo che ci sono nei centri commerciali. Ecco, era una cosa del genere. E già i prodotti che ho, appunto, non credo di averli mai fatti vedere, però sono ottimi, splendidi. E allora alla fin fine mi hanno convinto e ho preso un kit che è composto da questa lozione fluida per le mani, come c'è scritto. Poi c'è un olio per cuticole e me ne hanno regalato un secondo che però è molto spiccio, nel senso rovinato, non si legge neanche più niente. Però mi hanno fatto questo omaggino, più caramelle, vabbè, non faccio vedere caramelle. Poi una lima molto, questa qua piuttosto strong, insomma, è molto forte. E poi il pezzo forte probabilmente è questo blocco levigante. Praticamente lo step 1 è la parte grigia. Il 2 è la parte verde, sono molto molto fini di grana, ecco, è grana finissima. Step 3 è quello bianco. E praticamente io ho già una lima simile, l'ho anche regalata a mia mamma, però non ho mai ottenuto l'effetto come questo. Praticamente io adesso ho ancora l'indice che mi ha fatto lei. Vediamo. Sì, il mio indice insomma è particolarmente liscio e brillante. Notare le orribili mani secche, screpolate comunque che ho con questo freddo. E quindi è un bellissimo risultato omogeneo, ecco, sì, si vede rispetto alle altre unghie. E poi vabbè, mi ha regalato altre parti per il blocchetto da sostituire. Il tutto in questa confezione. Con appunto 21 minerali, ci dicono. Ecco, questo kit regalo. E uno è questo. Poi da Muji, che c'è ovviamente anche là, anzi ce ne sono di più che da noi, che all'estero, insomma, molto più rinomato, si può dire. Quindi vabbè, questo l'ho preso anche per confrontare un po' i prezzi, ma siamo sempre lì. Come con l'euro, e ho preso praticamente questo simpatico oggetto che in effetti avevano addosso in tantissimi. L'ho preso così ed è il paraorecchie, perché la cuffia non la volevo, dato che poi mi dà fastidio i capelli, dermatite, robe varie. Io comunque le cuffie poi non le porto. E poi allora mi sono trovato bene con l'utilizzo di questo, che insomma non è la solita fascia, non è la solita fascia per orecchie. Quindi è un bel prodotto Muji. E poi in House of Fraser, che praticamente sono o grandi magazzini, anche questi indipendenti, o se no si trovano questi negozioni veramente multipiano, multireparto all'interno di altri centri. E praticamente trattano, vabbè, un po' di tutto. E ho preso questo simpatico orsacchiotto morbidissimo, che è marchiato, tipo copiato quello di Harrods. Così. Poi io qua fra le tantissime cose, perché ovviamente c'è l'imbarazzo della scelta, io sono appassionato anche di, non posso dire, biancheria a letto, così. Però mi piace molto curare
il mio letto e quindi ho visto questa collezione molto molto bella in cotone satin, quindi lucido. E poi niente, mi piacciono le cose un po' insolite, quindi questa è una federa con questo motivo di farfalle colorate. Questa bella federa, io ho le cose sfuse, diciamo un po' che poi abbino, non ho, magari non ho il completo perfetto, ho tutto a pezzi, poi me li abbino io i pezzi. E poi quest'altra federa, tanto per cambiare, non so se è esattamente un dritto rovescio, così. Comunque questa è tutta abbastanza regolare e mi è piaciuta perché il cotone è comunque morbido, pur essendoci questa stampa dorata. Forse non si nota. Qui si nota. È proprio brillante, molto molto bella e particolare e questa marca è Clarissa, diversa dall'altra. Questa qua mi sembra che sia, sì, venduta in Australia, cioè che viene dall'Australia questa marca. Ci dice qua da Melbourne. Questa Aura. Questa qui appunto è Clarissa, un'altra. Ecco, e questo è tutto. E ho fatto vedere i prodotti che sono un po' così appunto sfusi rispetto agli altri, ad esempio riguardanti, non so, o che ho preso, ecco, qui a Harrods, che è famoso classico per eccellenza. E quindi se avrete voglia, come già dicevo, di seguire, vi faccio vedere in altri video singoli e specifici per marca o per categoria, e faccio vedere appunto gli altri prodotti. E questo intanto è tutto. Ciao ciao!